Benvenuti a voi. Oggi voglio approfittare di un lavoro che sto facendo a filè per farvi vedere come è possibile aumentare un quadratino vuoto a inizio e fine riga. Per lavorare il mio quadratino a inizio riga, io lavoro in questo modo. Vado a fare 7 catenelle, 7 catenelle a inizio riga, per aumentare il mio quadratino e lavoriamo 2 catenelle per la base del quadratino, 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta della riga, sempre, e altre 2 catenelle per andare a chiudere il mio quadratino. Per cui ho lavorato 7 catenelle e chiudo il mio quadratino con una maglia alta sulla maglia alta di fine riga del giro sottostante. In questo modo qua, vedete? E ho aumentato il mio quadratino vuoto. Per lavorare adesso il mio aumento a fine riga, termino la riga e vi faccio vedere. In questo caso la mia riga termina con 2 quadratini pieni, uno dietro l'altro. Sapete che il quadratino pieno è formato da 4 maglie alte. In questo caso voi direte, quindi 2 quadratini sono 8 maglie alte, invece no. Perché quando i quadratini sono uno dietro l'altro, l'ultima maglia alta del quadratino precedente è anche la prima maglia alta del quadratino successivo. Per cui per 2 quadratini pieni noi avremo invece che 8, 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi finisco la mia riga, lavorando il mio spazio pieno, due, e faccio la mia ultima maglia sulla catenella sottostante. Adesso, per aumentare il mio quadratino vuoto a fine riga, si lavora in modo diverso dall'inizio riga. In questo modo, 2 catenelle e vado a lavorare una maglia alta tripla alla base dell'ultima maglia alta, quindi 2 catenelle che saranno lo spazio superiore del mio quadratino e la maglia alta tripla che sarà il laterale e la base del mio quadratino. 1, 2, 3 gettati. Vado alla base dell'ultima maglia alta del giro e lavoro la mia maglia normalmente. Questo è il mio quadratino aumentato a fine riga. Inizio riga, abbiamo lavorato 7 catenelle, 2 per la base, 3 per l'alzata e 2 per chiudere il quadratino, lavorando una maglia alta alla base del quadratino sottostante. A fine riga invece abbiamo lavorato
per aumentare un attimino, impicciare il filo. Il nostro quadratino l'abbiamo lavorato facendo 2 catenelle per la parte superiore del quadratino e una maglia alta tripla alla base della prima maglia del giro sottostante.